sarebbe molto bene, ma lo vedo molto, molto improbabile, anche perché vedo che questo è un mestiere che sta diventando più televisivo. Anche perché poi storicamente quegli anni lì erano anni in cui la nostra capacità, diciamo, che ci chiamavano gli artigiani del cinema, in realtà poi è stato l'unico momento della storia del cinema italiano dove questi artigiani hanno fatto l'industria. Questo tipo di cinema è esportato in tutto il mondo, di conseguenza arriva nei mercati, perché si facevano i film perché andavano bene in Italia, venivano venduti molto bene all'estero. In realtà nella storia del cinema italiano bisogna fare dei monumenti a quelli che sono stati inventori del cinema di genere. In realtà spesso e volentieri invece si è privilegiato il cinema d'autore, che con tutto il rispetto però non ha fatto industria, ha fatto, forse ha dato prestigio per i festival eccetera, però come quantità di lavoro per far diventare questo mestiere industria, così deve alcuni registi, Pio Francisci, Sergio Leone, sotto certi aspetti Dario Argento e tutti i suoi discepoli. In realtà noi in quegli anni lì abbiamo avuto quasi sempre delle critiche feroci, cinema di genere chiamato B-movie eccetera, però in realtà è il cinema industriale italiano, e a quello forse attraverso quel tipo di cinema si è dato spazio a tante potenzialità che nel frattempo possiamo esplodere nel tempo, perché attraverso la quantità poi c'è anche la qualità. A parte il fatto che io lo dico ovviamente adesso gli ultimi video che ho fatto io, cinema o televisione, chiaramente c'è anche un'età che è diversa da quella, diciamo, che avevo allora, e quindi c'era un maggiore entusiasmo. L'entusiasmo c'era anche molto nella troupe. In realtà adesso è diventato tutto un po' più fiscale, nel senso che l'addetto al cinema cerca di dare quello che è proporzionale al proprio compenso. Allora in realtà quando si faceva un film c'era anche l'entusiasmo di farlo. Ho visto gente che si è prodigata anche oltre i limiti delle proprie paghe per fare un bel film, per partecipare emozionalmente a tutte le cose. Adesso praticamente è diventato più industriale sotto certi aspetti. C'è anche poi l'avvento dell'utilizzo del computer, rende anche tutto più freddo, perché tante volte vedo che gli registi mettono, non so, anche fare un piano di lavorazione, scrivono due pagine, si fa in 3 ore di lavoro, e 20 ci vogliono 10 giorni, non è vero, perché 20 pagine di dialogo si possono girare in un giorno, 2 pagine di azione ci vogliono 3 giorni, quindi questa logica di matematica certe volte dà degli squilibri, per cui tendenzialmente quel cinema a cui io appartenevo era un cinema che probabilmente era più riflessivo sui contenuti che lo dicevano le pagine. Oggi si affida un pochino di più a questo, ma questo non voglio dire, forse ho avuto delle esperienze recenti meno produttive di quello che pensassi o che pensavo, quando invece avevo delle collaborazioni di gente che invece viveva sul campo. Quando si scrive, non voglio dire che bisogna scrivere ancora i piani di lavorazione a mano, come l'utilizzo del computer è un elemento importante, però la capacità di essere più precisi su quello che necessita una scena si ha con l'intelligenza e con la capacità di poterla esplorare leggendo. In realtà la generazione di attori erano due attori, diciamo, che in realtà lavoravano molto per la faccia. In realtà l'esperienza del cinema western in realtà aiutava molto alcuni attori, mettevi il cappello, la barba, lo sporcavi, avevano certa efficacia, soprattutto per loro. Lui credo che abbia fatto prima di me un film western, poi l'ho presi in primo luogo per fare il ruolo del mio film I corpi che sentono tracce di Lorenza Carnale, che è più conosciuto nel mondo come Torso, e poi l'ho preso per fare il poliziotto di Dano Trema, che è il primo del genere da cui molte delle sequenze che io ho girato sono state anche utilizzate per reazione, per esempio da Renzi, che lo faceva la stessa produzione che avevo fatto io nel precedente film, per fare Milano Odia. Poi addirittura, forse non molti lo sanno, c'è stato un film girato abbastanza recentemente, parliamo alla fine all'inizio del 92, 93, 94, 94 esattamente, in cui la stessa sequenza del cappottamento della Citroen è stato utilizzato per un flashback di quel film, quindi a distanza di più di 20 anni la stessa scena è stata utilizzata, era anche utile perché doveva rappresentare un'epoca passata, quindi tutto quello che era intorno era giusto per quanto si raccontava nel flashback.